Siamo con Peppino Mazzotta, uno dei personaggi storici della serie Il Commissario Montalbano. Questa volta la serie torna con altri due episodi e chiediamo al Fazio, il braccio destro di Salvo Montalbano, che cosa accade in questa nuova stagione. Sono due nuovi episodi, ci sono dei gialli molto accattivanti come al solito, e quest'anno è molto marcata, diciamo, questa contrapposizione tra il comico puro e il dramma legato ai gialli, quindi si passa dal ridere di gusto in maniera spensierata all'emozionarsi per quelle che sono quelle vicende del caso dell'assassinio che viene poi in qualche modo indagato. È una novità un po' questa, perché nelle altre serie questo aspetto era un po' meno, diciamo, evidente. Il tono di commedia c'è sempre stato perché Andrea Camilleri scrive con quella leggerezza tipica della commedia. Quest'anno, avendo scelto dei racconti che sono molto comici, chiaramente questa cosa è un po' più marcata. Saranno due i nuovi TV movie? Sì, saranno due, dal 9 marzo su Rai 1, e il primo dei due viene anche trasmesso al cinema a fine febbraio. Viene proiettato al cinema a fine febbraio. Senta, ma come evolve Fazio? È sempre lo stesso oppure, insomma, ha avuto un'evoluzione in tutti questi anni? L'evoluzione ce l'ha avuta per varie ragioni. La prima è che è invecchiato come sono invecchiato io, poi è cresciuta la sua presenza a fianco di Montalbano negli anni, è sempre diventato più presente, è anche, diciamo, molto più attivo nella gestione delle indagini insieme al commissario. Quest'anno si ribadisce questa cosa, cioè Fazio sta al fianco del commissario sempre, ragionano insieme su come procedere nelle indagini. Che cosa le piace di più in questo personaggio? La fedeltà a Montalbano, il fatto di essersi votato solo alla causa della giustizia o altro? Ma io penso che Fazio sia un prototipo, chiaramente non esiste un essere umano come Fazio, però come personaggio letterario Fazio è l'incarnazione di tutto quello che sono i valori positivi a cui noi ci riferiamo nella vita. Poi noi come esseri umani non riusciamo a onorarli tutti e sempre, mentre Fazio, essendo un personaggio letterario, ci riesce benissimo. Quindi c'è la fedeltà, c'è un grande senso della giustizia con la G maiuscola, c'è una grande forma di rispetto che gli va nei confronti del commissario, il fatto che è votato interamente al suo lavoro, infatti non ha, diciamo, una vita privata, tutte queste cose sono quello a cui noi aspiriamo. Poi delle volte ci riusciamo e le altre no, lui ci riesce sempre perché ha la fortuna di non essere un individuo in carne e ossa, diciamo. Infatti della vita privata di Fazio si sa molto poco. Si sa molto poco, ma questa è una volontà di Andrea Camilleri di non entrare, diciamo, nelle storie degli altri dei personaggi se non in funzione del giallo. Essendo Fazio un personaggio letterario che assolta una funzione molto precisa, no? In ogni giallo c'è uno Sherlock Holmes, c'è un Watson, e come tipologia proprio di personaggio Fazio risponde a quel tipo di funzione letteraria, cioè sta al fianco dell'eroe e fornisce all'eroe le informazioni che poi servono a lui per risolvere il caso. Anzi, a volte è sempre prima di Montalbano, cioè ne riesce, sì, a captare anche i pensieri. Sì, questa è un'altra caratteristica di Fazio, che fa di Fazio il collaboratore perfetto, perché è una persona che riesce anche ad anticipare le esigenze del suo superiore e quindi gli evita anche di fare le domande perché lui ha tolto già le risposte. Invece Peppino Mazzotta, un futuro professionale dove? Io sto girando un film e in autunno sarò a teatro con la trasposizione teatrale di Sacco e Vanzetti, quindi il racconto dei due anarchici che vengono condannati a morte in America. E quindi inizierò le prove a settembre e poi andremo in tournée per l'autunno-inverno prossimo. E invece per quanto riguarda la televisione? No, per quanto riguarda la televisione al momento non c'è nulla, e per quanto riguarda le notizie su eventuali prosecuzioni della serie di Montalbano, per adesso non si sa nulla, diciamo.
Però c'è ancora un film che è stato girato, il metodo sì. Catalanotti. Sì, il film è stato girato, la Rai ha deciso di trasmetterlo l'anno prossimo, quindi quest'anno ce ne saranno due e l'anno prossimo verrà trasmesso il terzo che abbiamo girato in istante. E poi rimane questo famoso ultimo romanzo che Camilleri scrisse diversi anni fa, in cui Montalbano esce di scena, diciamo, non muore, ma insomma, si conclude la sua parabola, che come romanzo sicuramente uscirà a breve. Non so se diventerà un film. Sappiamo qualcosa su come uscirà di scena Montalbano? Possiamo presupporre... questo romanzo è coperto dal segreto più perreo, diciamo.